provato a elencare le situazioni didattiche tipo. Quelle con cui mi sono trovato a che fare io nel corso della mia storia professionale, anche perché sono arrivato dopo appunto 30 anni che mi occupo di nuove tecnologie, a dire che voglio smettere di riflettere sulla scuola che vorrei e voglio riflettere sulla scuola che c'è, perché credo che sia molto più utile, perché forse non ho più molti anni per avere dei desideri, insomma. Però insomma credo che abbia capito. Allora, sono quelle. Esposizione dell'insegnante. Anche su questo c'è una visione che immediatamente attribuisce all'idea di esposizione dell'insegnante l'etichetta di lezione frontale, quindi metodologia arretrata, quindi reazionalità pedagogica della persona che fa questa esposizione. Se così fosse, se fosse vero in assoluto, potremmo uscire tutti e andare a giocare in cortile, perché io in questo momento sto facendo quello. Sto usando uno strumento digitale di pregio, cioè una presentazione, che consente a voi di seguire con maggiore facilità la mia esposizione. Sta poi a voi giudicare, perché siete adulti, il senso della mia esposizione. Se voi foste studenti, io dovrei garantirvi il senso di quello che sto dicendo, anzi un ruolo è proprio sarebbe garantirvi che quello che vi dico ha senso e che è utile per la vostra formazione. Quindi anche la lezione frontale non è questa cosa così da disgraziare, in certi modi e anche molto utile. Poi la lezione partecipata, in questo momento noi non lo stiamo facendo, ma potremmo in qualche modo interagire. La realizzazione di dati monitorati del computer apprendimento, eccetera, eccetera. D'accordo? Allora, detto questo, avendo quelle variabili, ce ne sono delle altre. Il fatto di occuparmi da 30 anni di queste cose mi ha fatto pensare che cogliere, perlomeno sul piano empirico, che ci sono una serie di aspetti del digitale, inteso come lo descriveva prima Francesco, una sorta di blob nel quale ci sono una serie di possibilità diverse, dispositivi diversi, formati diversi, software diversi, finalità diverse, scrivere diverso da fare i calcoli, fare una presentazione, una terza cosa ancora, disegnare una quarta cosa ancora, navigare su Google, eccetera, eccetera. Cioè dentro queste enorme blob ci sono in realtà una serie di percorsi più precisi e quindi di opportunità operative e quantitative identificabili.